Conviene studiare scienze politiche nel 2023? Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati qui sul canale. Io sono Pietro e vivo in Inghilterra. Qui cerco di raccogliere un po' le mie esperienze lavorative in questo meraviglioso paese, ma anche di vita, e poi cerco di parlarvi anche di università e più nello specifico di scienze politiche, siccome mi sono laureato ormai 3 anni fa, nell'ottobre del 2020, in scienze internazionali diplomatiche all'Università di Genova. Avevo già fatto un video simile e ne ho fatti tanti altri sul corso di studi più nello specifico, sulle materie affrontate e un po' sulle mie opinioni. Se per caso ve li state persi, beh, potete andarveli a recuperare. Oggi, dopo 3 anni, come vi dicevo, volevo portarvi le mie impressioni guardandomi un po' indietro e considerando un po' anche la mia vita attuale. Attualmente faccio il social media manager in Inghilterra per un'azienda che si occupa di trasporti internazionali, una multinazionale che ha la sede centrale a Genova, la mia città, ma poi ha diversi uffici sparsi in tutto il mondo, tra cui quello di Chelmsford, Essex, Regno Unito, dove vivo adesso. Ora, posso dire che in parte l'università mi ha condotto fino a qua, perché comunque, insomma, devo ringraziare professori, mentori che ho incontrato durante il mio percorso di studi, che insomma mi hanno saputo consigliare bene e le scelte le ho fatte, sbattendo forse anche qualche volta la testa, avendo qualche delusione, però poi alla fine, come dire, ci sono arrivato. Ora, io non è che mi senta alla fine di tutto, anzi, io penso che venire a lavorare qui sia un inizio che spero che un domani mi possa portare lontano. Però, siccome molti di voi mi scrivono, grazie ai video precedenti, se insomma convenga o meno studiare scienze politiche, che cosa consigli, oddio c'è economia, è difficile, facile, i miei genitori non vogliono che la faccia perché dicono che sia l'indirizzo dei falliti, i miei amici mi prendono in giro perché loro si sentono più intelligenti perché fanno economia, giurisprudenza o ingegneria. Insomma, tante domande che ho ricevuto, oggi, dopo 3 anni, vi voglio portare un po' delle mie considerazioni. La prima che vi voglio fare è riguardante le vostre motivazioni. Fare scienze politiche, secondo me, è una scelta un po' impopolare in un certo senso. Alla fine, agli occhi della società, fate una cosa che in apparenza è molto semplice, ma che in realtà, se affrontata col giusto impegno e la dedizione, può essere molto ardua. È chiaro, non state operando nessuno a cuore aperto, però insomma, non fate neanche la tabellina del 2. Come tutte le cose, se ci mettete il giusto impegno e le affrontate con la giusta motivazione, vi possono portare lontano. E proprio quest'ultime, le motivazioni sono importanti, ma in realtà per qualsiasi percorso di studi. Dovete affrontare questo indirizzo in una maniera differente rispetto agli altri, perché sapete che un domani avrete poca competitività nel mondo del lavoro, essendo comunque una facoltà poco pratica che vi mette davanti a pochi casi studio reali. Sarà tutto molto astratto, tutto molto bello sulla carta, però poco utile nella vita di tutti i giorni. Quello che vi serve è cercare di fare esperienze come Erasmus, piccole esperienze anche di lavoro, insomma, cercare di riempire il vostro curriculum il più possibile. La seconda cosa su cui vi dovete concentrare, secondo me, è il vostro futuro, o meglio, sull'imprevedibilità del vostro futuro, perché come in realtà qualsiasi percorso di studi, una volta che voi iniziate, avete un'idea, sì, voglio diventare diplomatico perché faccio scienze internazionali diplomatiche, farò relazioni internazionali, mi vedo al Parlamento europeo, di qua e di là, in realtà cambierete idea talmente tante di quelle volte che insomma non potrete neanche più contarle. Ma è normale, cambiare idea, anzi è anche una cosa positiva perché a volte se vi fissate troppo con una cosa, siete convinti al 100%, poi rischiate, secondo me, di andarci a sbattere come un Frecciarossa. Quindi il vostro obiettivo, secondo me, deve essere quello di focalizzarvi sì sul vostro futuro, ma anche sul processo che vi può portare a raggiungere i vostri obiettivi. Cercate di divertirvi durante il viaggio e di essere stimolati, di lasciarvi stimolare dalle materie che studierete, che avrete la fortuna anche di sperimentare più aree disciplinari come sociologia, economia, diritto. Il terzo aspetto su cui vi dovete concentrare è l'essere competitivi nel mondo del lavoro. Questo perché, come vi dicevo prima, scienze politiche è astratta, ok? E la cosa secondo me negativa è che i professori vi diranno: ah, un domani quando sarete al Parlamento europeo queste cose le affronterete. Ora, ma non è vero, cioè in quella classe di 20, 30, 40, 100 persone, ma forse uno ci andrà, ma forse a fare il portaborse, con tutto rispetto per i portaborse, ci mancherebbe altro. Però ecco, cerchiamo di non farci illudere e di guardare in faccia la realtà. Se abbiamo le giuste motivazioni possiamo arrivare ovunque nella vita, ci mancherebbe altro. Però è anche vero che tutto questo
questo essere astratto, tutte queste belle materie, poi alla fine nella vita di tutti i giorni, nel mondo del lavoro, vi portano poche competenze specifiche. Queste ve le dovete formare da voi. Come? Beh, cercando di trovarvi degli stage, dei lavori che possano essere pertinenti ovviamente al vostro percorso di studi e anche al vostro obiettivo di carriera. Poi in realtà penso che anche fare il portapizze o comunque qualsiasi altro tipo di mestiere vi può dare una competenza: la gestione del tempo, la gestione delle risorse economiche. Con tutto rispetto per chi fa questo lavoro durante l'università, anzi, ha tutta la mia ammirazione. Però ecco, se avete l'occasione, concentratevi magari su uno stage che potete trovare grazie all'università o su LinkedIn. Comunque, se vi volete connettere con me su LinkedIn, link qui sotto in descrizione. Insomma, tutto fa brodo, tutte le esperienze sono fondamentali. Anche il volontariato, comunque, un domani da un recruiter verrà considerato in maniera super positiva. Non sottovalutate niente di quello che vi si potrà porre davanti. Io durante la triennale ho lavorato per un giornalino, un giornale locale a Genova, per un annetto e mezzo circa. Ho cominciato a scrivere articoli, mi sono avvicinato al mondo della comunicazione, sono stato anche molto fortunato, ci mancherebbe altro, però mi ha aiutato molto a dire: sì, diplomatico figo, però anche la comunicazione mi può interessare. Così poi ho aperto YouTube, insomma, ho fatto tanti piccoli progetti personali. Insomma, lasciatevi contaminare delle esperienze che potete fare, perché un domani il mondo del lavoro sarà super competitivo, ma veramente tanto, ragazzi. Cioè, sia all'estero che in Italia avrete una marea di persone che combatterà contro di voi. Secondo me il difetto che oggi hanno molti studenti in Italia è quello di dire: beh, insomma, mi laureo, aspettano tutti me. Grandissima cazzata. Detto questo, se avete delle domande sull'argomento scienze politiche potete scrivermele qui sotto in descrizione. Potete anche iscrivervi se avete tempo, se avete voglia, e guardare le esperienze che faccio qui in Inghilterra. Per oggi è tutto, vi ringrazio per il vostro tempo e a presto. Ciao!